Ponte sullo Stretto, in Calabria, ci sono strade in condizioni drammatiche, come la 106. Questa è la nota del consigliere regionale Ernesto Alecci. Negli ultimi mesi, in concomitanza con la campagna elettorale e la formazione del nuovo governo, è tornato di stringente attualità il tema della costruzione del famigerato ponte dello Stretto di Messina. Proprio in queste ore, inoltre, si tiene a Roma un incontro tra il nuovo ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Matteo Salvini e i presidenti delle regioni Calabria e Sicilia, Roberto Chiuto e Renato Schifani, per affrontare in maniera congiunta questo annoso dossier. Io non voglio giudicare la fattibilità dell'opera, saranno gli esperti della materia a valutare precisamente i benefici economici, l'impatto ambientale e i rischi di natura sismica. Ma certamente, attraversando le strade della nostra regione, è evidente come il dibattito sul ponte assuma valenza certamente non prioritaria, se non per conquistare i titoli principali di giornali e telegiornali, con il solito annuncio elettorale. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Ernesto Alecci. In Calabria, come è noto, aggiunge Alecci, ci sono strade come la statale 106 che ancora versano in condizioni drammatiche. Su questa importantissima arteria che serve tutta la costa ionica, ci sono ancora nel 2022 ponti che devono essere attraversati in senso alternato, svincoli pericolosissimi e incroci non adeguatamente segnalati. Dal 1996 ad oggi ci sono stati quasi 10.000 incidenti, con circa 25.000 feriti e più di 700 morti, un vero e proprio bollettino di guerra. Ogni giorno la statale 106 è attraversata da numerosi camion, scuola, bus, impiegati che si muovono per lavoro, per non parlare del periodo estivo, in cui tutti i comuni della costa ionica vedono aumentare notevolmente le loro presenze. E lo stesso discorso potrebbe essere fatto per la statale 18 Tirrenica inferiore, la statale 107 Silana-Crotonese, la statale 281 del Passo della Limina e tante altre strade della nostra regione. E allora bisogna finirla di fare campagna elettorale sulle spalle dei calabresi. Se c'è la volontà di tagliare il nastro di inaugurazione dei cantieri per il ponte sullo Stretto, sostiene ancora il consigliere regionale, io vorrei che questo avvenisse solo dopo il taglio del nastro per la conclusione dei lavori per la nuova statale 106 e la messa in sicurezza di tutte le strade importanti della nostra regione.